Ce l'avete il giornale? No. Tutto sì. Il giornale. Sto appoggiando di dietro. No, il giornale no, lo prendiamo proprio per non far rimanere la gente adesso. Ah, perché io venivo sempre a leggere il giornale qui. Ah, dunque non lo prendete così la gente effettivamente. Sì. Consume nel sede. Ma alla fine sono un sacco di dettagli della vita di tutti i giorni che cambiano alla fine. Cambia sì. Stiamo in guerra, ma che stiamo in guerra ragazzi? Stiamo in guerra. Stiamo in guerra senza armi. Les gens qui vont bosser à Rome, là j'ai jamais vu aussi peu de bagnoles. Les deux premiers humains que je vois à pied. J'ai l'impression que là il y a la police locale qui est venue vérifier si les règles étaient respectées dans ce supermarché. Donc voilà, on fait tous la queue devant pour aller faire les courses. Alors, je vais leur demander. Hop. Salve! Buongiorno. Buongiorno, sono vado indietro, scusa. Sono francese e sono dottor, cioè, vivo tra qui e Parigi. Ho il diritto di uscire di Sacrofano o no? Devo giustificato motivo per uscire da Sacrofano. Ok, senza giustificazione non posso uscire? Non puoi uscire da Sacrofano senza giustificato motivo. Ok. Motivo di salute, motivo di lavoro e altre necessità giustificate. E se non c'ho la certificazione che mi succede? Che mi fanno? Vieni denunciato ai sensi dell'articolo 650. E niente coronavirus a Sacrofano? Al momento nessun caso certo. Donc là, la queue commence ici. Oh. Ah là, mais c'est une blague ou non? Mais attends, je vais pas faire toute cette queue là quoi. Oh, ça continue derrière les voitures et tout. Salve signore, buongiorno. Quanto tempo dobbiamo aspettare nella fila più o meno? Quanto tempo? Sì. Non lo so, dipende dalla frequenza in cui escono le persone. E volevo sapere, vendete le maschere, le mascherine qui? Credo di no. Sono troppo lontano. Sì, sì, capisco. Abito qui a Sacrofano, sono un Sì, sì, sto lontano. Ciao, buongiorno. Delle mascherine ce le avete? Niente. No, davvero? Boh, dove posso trovarle secondo te? È un'alternativa per me, se non c'è. Guarda, tu puoi provare a usare dei ritagli di stoffa. C'è un ragazzo che le sta fabbricando a Fornello. Davvero? Non sono efficaci come le FFP2. Vanno cambiate ovviamente più spesso e disinfettate la sera. Però è un'alternativa, stoffa, due elastici. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vont à ce qu'on appelle le ferramento. Alors voilà, le ferramento c'est des magasins de bricolage et en fait comme il n'y a plus de masques dans les pharmacies, dans les supermarchés, les gens en fait prenaient des masques de bricolage mais même ça il n'y en a plus. Mascherine esaurite. Et voilà à quoi ça ressemble. Ouais, c'est... Voilà, un autre bar qui fonctionne bien logiquement pour les apéros, ils sont en train de fermer. Bon bah voilà, à quoi ressemble l'école en ce moment à Sacrofano. On reçoit les devoirs en fait de la part des maîtresses des enfants sur l'ordinateur. Buongiorno. Tutto bene? Questi sono gli esercizi da fare oggi. E appunto la lettura, il bambino misterioso, di pagina 126 e 127, dovete rispondere alle domande. On doit jouer un peu les professeurs, quoi, en fait. Ça va? Mm-hmm. Ouais, ton texte, il est bien? Mm-hmm. Tu préfères être ici ou à l'école? Ici. Bon, au moins il y en a un qui est content. Tu préfères l'école? Ouais, c'est pas évident. Il faut faire 3 heures de cours par jour. On a fait combien à ton avis? Une demi-heure. Ouais, donc on est loin du compte, hein. Faut encore bosser. Bon.
Bon, là, je suis allé marcher un petit peu là dans la campagne au bord du village parce que rester à la maison, ça commence vraiment à être un peu raide. Voilà, il est 19h. C'est la fin de cette première journée de confinement. On ne sait pas combien de temps ça va encore durer, cette aventure. C'est inquiétant, là. Pour la première fois, là, je me rends vraiment compte que c'est pour de vrai.